Il giornale di Cefalù, cura di Carlo Antonio Biondo. E adesso un altro servizio del giornale di Cefalù, numero 1552, anno 36esimo, che potete seguire esclusivamente in internet. Allora, sabato sera il Teatro degli Artigianelli ha ospitato il primo Murialdo Sport Festival. A presentarlo Ciccio Delise, occasione per conoscere le tante attività sportive, di oratorio e ricreative che si svolgono agli Artigianelli con i protagonisti di queste, attività. L'organizzazione è stata curata da ASD Murialdo Cefalù insieme ad APS Lollo 29. Noi abbiamo preparato un servizio per il giornale di Cefalù, una sintesi naturalmente di questa prima edizione del Murialdo Sport Festival. La novità di un giovanissimo gruppo musicale, gli Admix, poi Carlo Rinaldo con la sua chitarra, Giusy De Pasquale, ad aiutare Ciccio Delise nella presentazione e a recitare, e poi ancora abbiamo conosciuto i protagonisti dello sport cefaludese, a cominciare da Pietro Saia e Antonello Macaione. Ma allora, al giornale di Cefalù, una ampia sintesi di questo primo Murialdo Sport Festival. Lo apriamo con il saluto del parroco degli Artigianelli, Padre Pasquale Pagliuso. Prima è assolutamente doveroso ringraziare in particolar modo Ciccio Delise per averci voluto chiamare sul palco e ricevere come dono graditissimo il libro che ricorda la figura del nipote molto molto prematuramente scomparso. Ma adesso ascoltiamo Padre Pasquale Pagliuso e poi questo servizio sul primo Murialdo Sport Festival, qui al giornale di Cefalù. Il giornale di Cefalù, cura di Carlo Antonio Biondo. E ha la sua benedizione. Prima di una benedizione però devo tirare fuori un po' dal mio cuore questa sorpresa di questa sera. Non immaginavo che ci fossero tante persone, pensavo che fossero soltanto quelli di Sergio, dell'Atletica, mentre invece so che parecchi frequentano il nostro oratorio. Io vi ringrazio di questa scelta e vi auguro di andare avanti, voi genitori seguendo i vostri figli e i vostri figli seguendo gli istruttori. E a proposito degli istruttori, lasciatemi fare veramente un bel ringraziamento a queste persone che sono papà di famiglia e hanno tante altre cose da fare, che tra il loro tanto da fare scelgono anche quello di stare in mezzo ai vostri figli. Bravi. Grazie. Grazie, come al solito. Partecipanti che non si conoscono nemmeno, siamo nella stessa associazione. È dall'associazione Lollo 29 che ha contribuito a questa organizzazione. Di cosa parleremo stasera? Parleremo naturalmente, lo spettacolo era inizialmente per la presentazione della squadra di basket che sta disputando e è stata ospitata nella grande famiglia del Murialdo, la squadra di basket che disputa il campionato WISP provinciale Open di Palermo. La manifestazione doveva essere fatta per presentare una squadra a settembre, ottobre, ma purtroppo siamo stati congelati dalla notizia che un nostro giocatore che si era allenato con noi purtroppo è stato aggredito da una brutta malattia e sta lottando proprio contro questa malattia con grande forza e grande impegno, e quindi stasera io mi sento di incitarlo e di dirgli: Danilo,
Forza, non mollare, questo applauso va a te. Oltre ai rappresentanti, diciamo, del Morialdo, che stanno preparando delle cose veramente eccezionali, famosi per l'estate ragazzi, noi facciamo questo servizio, almeno noi, perché ormai faccio parte di questa famiglia essendo l'istruttore del mini basket e della squadra dei grandi, diciamo. Oltre a presentare le attività del Morialdo, avremo anche ospiti graditi di realtà già ormai ben solide sul territorio di Cefalù, come il calcio a 5 che dovrebbe ancora arrivare, stiamo aspettando il Real che disputa la Serie A, e poi ci sta qualcuno che sicuramente vedete là una bicicletta, ne parleremo dopo e sarà una cosa veramente eccezionale. Mi aiuterà in questo viaggio, questo spettacolo, Giusy De Pasquale, che invito sul palco, che ci introdurrà nella letteratura dello sport, ci introdurrà Giusy, sì, è arrivata la neo nonna, la neo felicissima nonna Giusy De Pasquale, a cui è arrivato Giovanni come una benedizione, come lei ha scritto sui social. E proprio Giusy ora ci fa ascoltare qualcosa che ci si dà questo sapore proprio dell'oratorio, dell'oratorio assolato, di questo oratorio del Morialdo che è una ricchezza per tutta Cefalù. Ah, e l'accompagnerà, mi dimenticavo, ecco, Carlo con la chitarra, il grande Carlo, nostro grande amico Rinaldo, che si alternerà con gli Admix per allietarci questa sera o qualche pezzo. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie. Siamo emozionati, ma non poco. Dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ne vedrai di giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. Sono innamorati da 10 anni. Grazie a tutti, buonasera. Intanto sì, volevo fare un ringraziamento particolare a Ciccio De Vise per aver organizzato questa serata magnifica, bellissima, e aver intrapreso questo progetto con questa squadra di basket, così dal nulla all'improvviso ci siamo incontrati e Ciccio mi ha parlato di questa volontà, questo entusiasmo che aveva nel guidare un gruppo di ragazzi, e da lì così è nato tutto. Quindi un grazie a Ciccio De Vise per il suo impegno e per la dedizione che ha mostrato in questo periodo. Io chiamerò adesso, spiego innanzitutto in breve tempo che cos'è la SD Morialdo Cefalù. È un'associazione sportiva dilettantistica basata fondamentalmente sul volontariato,
e si occupa di avviamento del settore giovanile allo sport. Diversi volontari hanno sposato il nostro progetto e si prestano ogni pomeriggio, come detto, per evacuare a diverse attività. Noi abbiamo messo in piedi un progetto educativo diversificato, svolgiamo diverse attività a partire dall'atletica, dai bambini dai 3 agli 11 anni, atletica leggera per ragazzi dai 12 anni. Invito Pietro Saia, che è l'istruttore che segue i ragazzi dai 12 anni. Per la pallacanestro abbiamo il nostro Ciccio Delisi, assistito da Mattia Arati, che invito pure qua a salire, che si occupa dei bambini dai 8 ai 12 anni. Per la mountain bike abbiamo istruttori Giuseppe Cinquegrani, Davide Scialabria e Dario Lamartina, che però al momento non sono presenti. La scuola calcio è guidata dall'istruttore Ignazio D'Antoni, in collaborazione con Vincenzo D'Antoni, Andrea Cicero, Marco Liberto e Guiuzzo Alessandro. Si occupano dei bambini dai 4 anni. Poi abbiamo il nostro istruttore di palla tamburello, che poi ci spiegherà di che disciplina si tratta, Alessandro Piccio, che invito a salire. La pallavolo è guidata dal nostro istruttore Toti in auto, ping pong da Salvatore Di Giorgio. Poi abbiamo una nuova attività che è partita quest'anno, che si chiama appunto Laboratorio Creativo, che è guidata da Mirella Cassarà, è una mamma che l'anno scorso ha sposato il nostro progetto e si è messa a disposizione dell'associazione per far fare delle attività agli imbetti più piccoli. Quindi non è solo sport dal settimo rialto, ma anche altro. E poi abbiamo delle attività che svolgiamo in collaborazione con l'associazione Cavaliere della Valdemone, che vengono una tanto con degli incontri programmati a svolgere con i cavalli, a far fare questa esperienza appunto ai bambini con i cavalli, appunto per fare un giretto con il cavallo ai piccolini. Quindi questo è il nostro gruppo istruttori, non siamo tutti, perché siamo da Ferdinando. Quanti anni ha? 15 anni Ferdinando. Molto conosciuto Daniele Cerami, figlio d'arte. Quanti anni? 16. Cantante Maria Francesca Santoro. Quanti anni? 17. Bravissima. Davide Angeloce, 15 anni. Davide, e poi lo scatenato batterista Andrea Di Liberti, 17 anni. Benissimo. Istruttore, intanto per chi non lo sapesse, Pietro è stato un atleta di caratura nazionale, insomma, dici la tua storia, il tuo... Ma io ho iniziato a correre proprio col Murialdo nel lontano 1974, quindi ho mosso i primi passi proprio nella Murialdo Cefalù. Poi sono passato al Corso Palermo, ho vestito diverse maglie, Montone Palermo, SGM Palermo, e poi sono approdato come specialità prima nel mezzofondo, poi sulla maratona. Ci sono stati anni in cui sono stato tra i primi 15, primi 20 maratoneti italiani. Bravo, bravo, primi 15, dai. Io mi ricordo però che ho visto in tempo fa un poster di una maratona, della partenza di una maratona, e tu, anche se piccola, nella linea di partenza iniziale. Che maratona era? Quella era la maratona di Torino, allora la maratona di Emiliano. E là mi sono piazzato decimo su 7500 partecipanti. Complimenti! E dimmi un'altra cosa. Ora in questa squadra di Cefalù, di Murialdo di Cefalù, vedo che fate attività, diciamo, in continuo. Oggi siete in Germania, la settimana dopo siete a Torino, che ne so, dici allora, gli ultimi risultati che avete adesso avuto. Facciamo un'attività amatoriale, ci divertiamo, andiamo in giro a fare un po' di propaganda anche per noi, per la comunità di Cefalù. Abbiamo un buon settore giovanile di atletica leggera, che abbiamo iniziato con Sergio Musotto nel 2014. E quindi andiamo in giro con la nostra squadra. Siamo stati a Milano domenica scorsa, abbiamo fatto Morgo di Baviera 5 mesi fa con la nostra squadra del Murialdo. Abbiamo qui in parte un po'
piccola presenza della Unione di Cefalù in Bragoglio. E dici noi di questi campioni. Che è il nostro, diciamo, la e in Bragoglio era la punta del diamante, infante della squadra. Molto social, pure lui, scusa se ti interrompo, io lo seguo. Lui moltissimo, molto social. Poi abbiamo Vincenzo Filì, che è un atleta, ma soprattutto anche un dirigente della Muriano di Cefalù per quanto riguarda. Bravo Vincenzo! Per quanto riguarda la maratona, mio figlio Domenico e tanti altri che ci danno la mano tutti, perché collaboriamo, perché non sono solo io che organizzo le manifestazioni. E poi abbiamo riportato di nuovo il Giro Podistico Santissimo Salvatore, che non si svolgeva questa gara da 25 anni, quindi abbiamo avuto delle grossissime soddisfazioni. E l'ultima parte della maratona di Cefalù che si corre questa. Bene, parlaci di questa manifestazione che aspettiamo. Quanti iscritti ti aspetti? Allora, quest'anno pensiamo di portare più di 1000 atleti a Cefalù. Lo scorso anno siamo arrivati quasi a 800. Come prima edizione è stato un grande successo. È una maratona nazionale in cui noi ci crediamo molto. Se ci lavoriamo bene possiamo riuscire a portare anche 3-4.000 persone. Vediamo un pochettino dove possiamo arrivare. Intervistare da un'icona del basket cestistico, quella con la P maiuscola, da ex cestista, è una cosa che oggi ci ha pensato. Io l'ho allenato quando ero bambino. Cioè, tempi di basket non mi dato confidenza con un microfono, ora mi stai intervistando per il triodo. Ma guarda, io sono rimasto allibito leggendo quei numeri, perché devo confessare la mia ignoranza in questo campo. Ragazzi, ma vi rendete conto? Si fa 3 km e 8 a nuoto, poi facciamo rendere conto cosa sono queste distanze. 3,8 km sono, per chi conosce Cefalù, dalla punta di Santa Lucia alla Marina e poi dalla Marina alla punta di Santa Lucia. Questi quindi sono 3,8 km. Due volte, quindi. I 180 km di bici sono da Cefalù a Messina. Da Cefalù a Messina. E la maratona. La maratona. Ma non è tanto la gara, stesso ma esatto. È la preparazione, esatto, che c'è dietro. Poi arriviamo alla preparazione, cioè per fare tutto questo c'è una filosofia di vita, un'alimentazione, una preparazione. Io leggendo questi numeri sono rimasto allibito. Come fai? Come è la tua giornata? La giornata di un Iron Man intanto. Allora, intanto voglio dire che non mi sto avvicinando al triathlon partendo dall'Iron Man. Mi sono avvicinato al triathlon più che altro alle singole attività per ragioni diverse. Per esempio, Ciccio, io ho iniziato a nuotare perché mi sono operato grazie al basket, al ginocchio, al crociato, e quindi per riabilitazione incomincio a nuotare, mi piace il nuoto, trovo tutti i benefici dell'acqua che mi portano all'esterno ogni volta, e quindi comincio a nuotare. Però ancora non facevo triathlon, nuotavo per l'attenzione. La stessa cosa la bicicletta, vado in palestra, faccio spinning per il ginocchio, mi piace la bicicletta. Il basket mi ha lasciato questa tendenza alla corsa, perché la preparazione del basket, dico, ti porta a correre, a saltare, ma comunque ti dà una preparazione buona sui 400 metri, per esempio, quindi sì, può dare ragione a Pietro. E quindi avevo queste tre cose che piano piano non mi incominciano ad appassionare. Poi becco un amico che fa triathlon da una vita. Chi è? Nicola Di Fatta, adesso fuori, un ragazzo che nasce col gruppo del Calura Sport, fa triathlon quando praticamente ragazzino, adesso gareggia per una squadra di Roma, la Purosangue, con cui mi tessera, e per sfida passa da Piazza Garibaldi, mi guarda e mi fa: ma tu hai il fisico del triathlete, c'hai le gambe a longilinea, corri, so che fai il basket, facevi il basket, facciamo una scommessa, ti faccio fare un mezzo Ironman. E io di che stiamo parlando? E mi spiega, il mezzo Ironman è esattamente la mezza versione di quello che abbiamo detto adesso. Mai fatto triathlon, e qui apro una parentesi, mia moglie mi incomincia a sfottere: ma tu come ti devi fare a cambiare, a toglierti la muta mentre esci dall'acqua, sapendo che sono lentissimo? Queste fasi sono delicatissime nel triathlon, perché voglio spiegare,
praticamente tu esci dall'acqua con la muta quasi sempre, perché nuoti con temperature basse nell'acqua, quindi devi togliere velocemente nella zona cambio la muta e senza perdere tempo devi andare subito sulla bicicletta, che lasci, per capirci, già con le scarpe attaccate, proprio per non perdere tempo. Tu sali sulla bici, metti i piedi sulle scarpe, dentro le scarpe, e parti dalla bicicletta. La stessa cosa al ritorno. Non togli le scarpe, le sfili i piedi da dentro le scarpe che rimangono attaccate ai pedali e metti le scarpe da corsa, che nemmeno si usano i lacci, si usano degli elastici, proprio per non perdere tempo ad attaccare. Quindi mia moglie, che sa che io sono velocissimo in considerazione, comunque morale della favola, mi ci sono buttato dentro con questa scommessa, ecco, e ho iniziato questa avventura, perché il triathlon... No, il tuo primo triathlon. Il mio primo triathlon è stata davvero un'avventura, perché con chi parlavo, poi ho detto che iniziavo a fare la prima gara nella distanza del mezz'ora e mi prendeva per pazzo. Perché dici, tu devi provare prima le distanze minori, capisci di cosa stiamo parlando, e poi ti butti là. E invece, siccome a me la scommessa piace, la scommessa soprattutto su se stessi piace tantissimo, mi ispira, mi stimola, mi dà nuovi obiettivi, e allora dico ai giovani, dico alla squadra di basket, dico comunque agli sportivi, che prima di tutto devi credere in te stesso, devi darti l'obiettivo, ma credendo in te stesso e mettendoti con la testa giù a allenarti, perché nessuno ti regala nulla. Lo sport più bello di questo mondo. Una semplice palla che tieni tra le mani puoi diventare tua schiava e tua complice. Amica del tuo palleggio, amante del tuo gioco, alleata da sempre, nemica dei tuoi nemici. Baciatrice delle tue dita che la sfiorano in un brivido possente, il basket. E quando arrivi in area di tiro, l'adrenalina sale e con lei la volontà di fare canestro, di abbandonare la palla, la nostra amante, al suo destino. Rimarrà nostra fedele alleata? Entrerà nell'anello? Carichiamo il tiro con la precisione e la tenacia più profonde che esistono in noi e saltiamo. Ci eleviamo in un salto verso l'infinito, verso la vittoria. Indirizziamo e lanciamo la palla verso il cielo, verso la luce. Tutta la nostra speranza l'abbiamo donata a quel tiro, a quel lancio. Vorrà donarci un po' di felicità questa avida e sovrana palla? E lei, magnanima, ce la regala. Entra in un tiro preciso nel canestro, non uno sfioramento dell'anello, solo un lieve movimento della rete che rallenta dolcemente la nostra amante. Lancio in pieno centro, precisissimo. Sia in mira che in potenza. Un piccolo sogno si è avverato. Solo con la passione si vincono le grandi partite della vita. Brava! Cefalù, cura di Carlo Antonio Biondo.